Buongiorno a tutti, siamo in comune a Treviso e siamo qua con il sindaco Giovanni Manildo. Buongiorno, e in questa occasione parleremo di un progetto che il comune di Treviso sta realizzando, un progetto molto interessante legato alla mobilità e alla mobilità sia di merci che di persone, un progetto del programma LIFE. Come nasce questo progetto, con quali obiettivi, con quali priorità? È un progetto che nasce tra la collaborazione di MOM, che è la nostra azienda di trasporti pubblici, il Comune di Treviso e altri soggetti, anche l'Associazione delle Medie Città Europee. Questo per sviluppare la mobilità urbana, per sviluppare nuove forme di mobilità sostenibili, quindi in un'ottica di muoversi nel rispetto con l'ambiente. Perfetto, e in questi anni, ormai il progetto sono 3-4 anni che è in fase di realizzazione, quali risultati ha portato e con quali prospettive ci sono nelle prossime fasi? Ha portato dei risultati ottimi. Abbiamo la possibilità attraverso un'app del telefonino di programmare i nostri viaggi, di comprare i biglietti dell'autobus, di vedere gli orari degli autobus, di vedere le bike station più vicine, quindi anche di utilizzare bici a noleggio per muoversi nella città, quindi una mobilità attraverso trasporti pubblici e bicicletta, quindi tutti i trasporti sostenibili, la possibilità di, se ci si muove in auto, controllare quali sono i parcheggi disponibili e quanti i posti nei parcheggi disponibili, quindi la tecnologia applicata a una mobilità sostenibile. Perfetto, l'ultima domanda è una domanda legata proprio alla progettualità europea. E cosa può consigliare a un amministratore locale di una città delle dimensioni di Treviso, o comunque di una media città del nord-est o dell'Emilia-Romagna, di fare nell'ambito della progettazione europea? Qual è l'approccio adeguato sia quando si decide di presentare un progetto, sia quando si deve gestirlo? Beh, la metodologia adeguata, quindi ovviamente quella di studio, quindi lo scouting delle possibilità che i fondi europei danno, poi la creazione di reti è necessario, cioè le amministrazioni non possono muoversi da soli, devono creare reti. Nel nostro caso specifico abbiamo creato una rete con la nostra azienda appunto di trasporti, con altri partner qualificati, quindi attraverso la creazione di reti, la creazione di progetti e il coraggio e la fiducia, perché quando un progetto viene fatto bene viene premiato. Noi abbiamo visto che siamo riusciti su un bando da 1,5 milioni ad avere un cofinanziamento per 800 mila euro, quindi devo dire che sono delle cose molto molto positive. Basta crederci, anche noi se ci mettiamo in rete siamo capaci di farlo, quindi un invito ad altre amministrazioni, noi come Treviso continuiamo a farlo, ma di crederci perché abbiamo molti fondi a nostra disposizione. Grazie mille e buon lavoro. Grazie ancora.